Siamo davanti a Palazzo Tettamanti, il municipio di Merate, con l'avvocato Alfredo Casaletto, che è il vice sindaco uscente dell'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Panzeri. Per lei, avvocato, questa è la quarta campagna elettorale. Nel 2009 è stato candidato alle provinciali, nel 2014 con Massironi, candidato alle amministrative Merate, nel 2019 appunto con Massimo Panzeri. E adesso nel 2024 sta affrontando appunto la quarta campagna, che è una corsa a tre, possiamo dire, dove lei si trova peraltro ad affrontare ex compagni di squadra. Le chiedo innanzitutto come spiega questa situazione e poi se questa situazione in qualche modo pensa possa favorire il centro-sinistra guidato da Mattia Salvioni. Allora, partiamo dall'inizio. Sì, è vero, è la quarta campagna elettorale che affronto. Sono passati 15 anni dalla mia prima esperienza come candidato allora alla provincia di Lecco nel collegio di Merate 3. Questa è una campagna elettorale assolutamente diversa, una campagna elettorale della consapevolezza e della responsabilità. Consapevolezza delle cose fatte in questi anni comunque complicati per via della pandemia, come correttamente afferma anche il mio amico, candidato sindaco della nostra lista, Massimo Panzeri. Sono stati anni, soprattutto quelli del biennio 2021, dove l'attività amministrativa ha dovuto fare di conto anche con ovviamente le pause forzate dovute alla pandemia da Covid-19. Messa alle spalle la brutta e triste parentesi della pandemia, siamo ripartiti e lo abbiamo fatto lavorando alacremente nell'interesse della città e lasciando in dote alla nostra città ben 96 nuove opere pubbliche per un ammontare complessivo in termini di investimenti di circa 24 milioni di euro. Quanto poi alle liste presenti alla competizione amministrativa di questa tornata, io credo che sia intanto un vantaggio per la città. Avere comunque tre liste comunque che hanno un loro fondamento e anche un loro radicamento all'interno della città, credo che ne benefici indiscutibilmente l'intera comunità. I compagni di viaggio possono essere compagni di viaggio momentanei, temporanei o compagni di viaggio per l'intero percorso politico. Ciò che comunque resta è la stima e l'amicizia nei confronti anche di quelli che oggi sono in vari raggruppamenti. Serbo nei loro confronti un bellissimo ricordo e una grande stima. Il mandato appena trascorso è stato intenso, lei ha ricordato purtroppo lo scoppio della pandemia, sono scoppiate anche guerre. Le chiedo, nonostante tutto, che cosa siete riusciti a realizzare e che cosa invece avreste voluto realizzare, ma per un motivo o per l'altro non si è riuscito a fare. Beh, intanto partiamo dal presupposto che abbiamo lasciato una città in ordine e con investimenti importanti in termini di opere pubbliche per ben 24 milioni di euro. Partiamo dalla riqualificazione di Viale Verdi, 3 milioni di euro, intercettando peraltro anche un finanziamento regionale di 1 milione e 400 mila euro. Ha consentito una migliore fluidità del traffico e migliori condizioni di vivibilità degli stessi residenti attraverso la realizzazione di 3.000 metri quadrati di marciapiede. Abbiamo investito 2 milioni e 200 mila euro nel lago di Sartirana per la realizzazione dei pozzi che consentiranno una maggiore ossigenazione e quindi una maggiore tutela anche della fauna ittica presente in loco. Abbiamo finanziato il progetto di riqualificazione del lago di San Rocco per circa 400.000 euro con lo scopo di rendere anche quell'area, che è un altro polmone verde importante, accessibile anche ai nostri cittadini o a chi vorrà appunto venire a Merate per vivere anche le sue bellezze naturali. Abbiamo riqualificato diverse
diverse strutture sportive, abbiamo realizzato la nuova palestra del collegio Manzoni, abbiamo realizzato il parco sportivo del Vedù, abbiamo riqualificato il centro sportivo Matteotti rendendolo più efficiente dal punto di vista energetico, investendo nel fotovoltaico, e abbiamo riqualificato anche il palazzetto intervenendo per eliminare delle copiose infiltrazioni e sostituendo interamente il tappeto. Insomma, abbiamo fatto tanto in questi anni, nonostante, come correttamente lei prima rilevava, fossero stati anni caratterizzati anche da eventi di straordinaria portata che hanno indubbiamente inciso anche sullo svolgimento dell'azione amministrativa. Quello che non siamo riusciti a fare, beh, in realtà è solo il tempo, ci è mancato, ma appunto credo che avremo possibilità di continuare con maggiori investimenti, soprattutto in termini di vivibilità della città. Vede, Merate è una città che consente di poter essere vissuta sia in temi di tutela dei beni ambientali, quindi paesaggistici, ma anche in termini dei servizi offerti. Per cui l'idea è anche quella di realizzare la città della cultura e la città dello sport, investendo sulla riqualificazione e ristrutturazione della villa Confalonieri e soprattutto attraverso la realizzazione di un nuovo ambito sportivo, di una nuova palestra proprio in quella che io definisco città dello sport, che è l'area del Roseda, del centro natatorio, del centro sportivo, del campo sportivo, della pista di atletica, proprio perché i servizi, anche e non solo attraverso lo sport, ma i servizi in generale, possano garantire un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. In parte ha già risposto a questa domanda, ma le chiedo comunque quali sono i punti di forza del programma 2024-2029 della lista Prospettive per Merate. Tre punti di forza. Merate città della cultura attraverso la riqualificazione del comparto della Villa Confalonieri, affinché si possa dare alla città e all'intero territorio un polo culturale di indubbio pregio. Merate città dello sport attraverso la realizzazione di una nuova palestra e la riqualificazione degli impianti sportivi esistenti, perché i nostri ragazzi soprattutto possano crescere all'insegna dei valori della solidarietà, dell'inclusività e del benessere psicofisico che lo sport può dare, e soprattutto un nuovo protagonismo economico e sociale, un progetto di territorio che consenta al Palazzo di Pirenetti di assumere una nuova veste. Nel corso di questa campagna elettorale lei ha diffuso un volantino che ricapitolava una serie di risultati che lei ha conseguito. Un anonimo ben informato ha però contestato questi risultati. Lei come risponde a questa critica? Beh, lo sport mi ha insegnato fin da piccolo che le regole vanno rispettate e che i falli non bisogna commettere. Tuttavia però a volte qualche calcio lo si prende, o qualche colpo basso lo si prende. Io dico questo, a scanso di ogni equivoco, ho riportato nel volantino quello che come amministrazione e soprattutto come assessore allo sport e in particolare a bilancio della città di Merate abbiamo fatto, ho fatto in questi 5 anni di intensa attività amministrativa. Dico solo questo, abbiamo esentato l'IMU dalle seconde abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta con una delibera di consiglio del 9 giugno del 2020. Abbiamo individuato tra le pieghe del bilancio, anche approfittando di un cofinanziamento del CONI, 280.000 euro per poter realizzare il parco del Vedù, il parco sportivo attrezzato del Vedù, con una delibera di giunta sempre del 2021. Dopo aver acquisito nuovamente la disponibilità totale di tutto il centro tennis Roseda, abbiamo favorito attraverso
una interazione con dei soggetti privati, l'intera qualificazione oggi dando la possibilità agli appassionati, gli sportivi e non solo, di godere delle bellezze di un bellissimo club di tennis, credo che da fare invidia anche alle città dove sì, assolutamente credo che sia veramente un bellissimo spazio sportivo, e questo rafforza ancora di più in me la consapevolezza e l'idea di realizzare a Merate una vera e propria città dello sport. Lo ricordiamo, il prossimo 8 e 9 giugno si vota. In due parole, un appello ai cittadini di Merate. Ai meratesi dico questo: l'8 e il 9 giugno non disperdete il vostro voto, ma date continuità alla concretezza e alla competenza. Scegliete la lista Prospettive per Merate con Massimo Panzeri, sindaco.